Buongiorno Italia, il primo dell'anno, il primo giorno per me facendo questo show ai segreti della voce rivelati. Con gli italiani io parlo diversamente, il mondo mi conosce molto bene perché dopo 4 libri e tanti anni di lavoro in inglese e in tutte le parti del mondo, allora ci conosciamo bene. Per me è sempre stato importantissimo che gli italiani mi conoscono perché quello che insegno è la tecnica del vero bel canto, la tecnica delle viti del Tempio di Gerusalemme, e quella è la tecnica che avete voi studiato, i grandi hanno studiato quella tecnica, perché i più grandi cantanti del mondo erano i Leviti del Tempio. Allora, il quarto libro in inglese si chiama The Voice, a Spiritual Approach to Singing, Speaking and Communicating, The Kabbalah of the Voice. In italiano è La Voce, un approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare, la Kabbalah della voce. Per me è importante che voi sapete che questo appassionamento o questa passione del canto è una passione che ho avuto da quando sono piccolissima, e le voci mi hanno sempre date veramente una sensazione che non sono di un posto reale nel senso che non è una cosa che si può fare, è una cosa con cui si nasce. La voce è un dono, e come un dono deve essere trattato con un grande amore, con una grande professionalità, con la sapienza che se tu non lo fai come deve essere fatto, se ne va. È come una relazione tra esseri umani, se non va, non va. Non si può rifare qualcosa dopo che è distrutto. Allora con noi, se abbiamo una voce che è distrutta o che non va bene, si deve fare qualche cosa, e quello è la ricostruzione. E quello veramente è la più grande cosa nella mia vita, perché io posso prendere una voce veramente, veramente distrutta, che ha un ballo, che ha le noduli vocali, che ha dei polipi, anche delle cose più gravi, e rifarla nel posto giusto. Allora, il posto giusto è quello di cui si tratta nei miei libri. Il posto giusto certamente non è la gola e non è il comportamento che noi abbiamo con le muscoli, con le laringhe, con la vocalizzazione dei cordi vocali, ma il posto di veramente la libertà della voce è un posto talmente diverso che a questo punto non voglio entrare ancora. Voglio che voi mi conoscete un po', che voi capite che quello che faccio o che sto facendo non è un mimimi o un la la la. Per me il mimimi e la 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 non esiste fino al momento che
non avete la possibilità di capire quello che lo strumento ha bisogno di voi. Non chiedere allo strumento che cosa può fare per te. Invece, chiedi che cosa puoi tu fare per lo strumento. È la cosa più importante di tutto, perché lo strumento ha dei bisogni preziosi, molto, molto importanti, e ha bisogno tutta la tua emozione, tutta la passione, tutta la disciplina, ha bisogno del tutto per fare quello che ha bisogno di fare. Qualche anno fa ho sentito un discorso della Magda Olivero, dove lei parla che prima di entrare in palcoscenico si mette in una bolla di aria. Lei manda la bolla nel pubblico e si guarda lo spettacolo. È giusto, giusto, giusto così, perché nel momento che tu hai bisogno di pensare quello che devi fare con la voce, o come la voce va a rispondere, o come faccio questo, no, questo suono alto, questo suono basso, come faccio la linea, che cosa è la linea, queste sono cose che sono talmente tecniche che noi iniziamo a parlare nella prossima sessione nostra, la prossima settimana, e quando noi capiamo, e questo voglio dire fino dall'inizio, io non sono una che prende le tecniche o gli insegnamenti dei altri e metto delle parole, non voglio questa relazione. Quello che faccio io, faccio io. Se mi volete seguire, ben venga, perché centinaia, migliaia, migliaia di studenti che hanno fatto con me e fanno con me anni di lavoro e ci troviamo con le voci giovani. Questo vuol dire che dopo una voce ha cantato 20 anni e deve smettere, o perde l'altezza, o perde i noti bassi, o si sviluppa una cosa nella gola che fa la voce rauca. Allora vengono a me per ristrutturare, ricostruire la voce. E quello è il mio grande, grande compito nel mondo, penso, di aiutare delle persone a capire quello che è la voce e dove deve essere. Nella prefazione del mio libro in italiano, come detto, è stato tradotto il quarto libro. In Italia non si può comprarlo, si deve andare su amazon.com. E spero veramente nel prossimo anno che avrò un editore in Italia che porterà il libro in tutti i posti. E allora, quando ho finito il libro, ho chiesto a Fabio Armiliato a scrivere la prefazione. Io non so nel mondo chi legge i miei libri, parliamoci chiaro. I miei libri dal 1999 girano il mondo e io non so chi legge, ma quando una persona è sfolgorata da quello che legge e inizia a utilizzare quello che insegno e mi scrive,
E allora per me è una grande cosa perché diventa molto personale. E Fabio ha scritto a me che lui ha iniziato a lavorare con il mio libro e voleva dirmi delle cose molto speciali. E io lo sono molto, molto grato. Dopo abbiamo iniziato a lavorare insieme per un poco in Svizzera, dopo a New York. E allora, quando il libro è stato pronto per la traduzione, per uscire, allora io l'ho chiesto per la prefazione del libro. E allora io voglio condividere con voi, perché è molto importante quello che lui ha scritto, e lo dico perché nelle sue parole veramente io risento quello che voglio dire a voi. E sto leggendo solo qualche parte che penso è importante in questo momento. Allora, Fabio dice così: quando ho letto il libro The Voice di Miriam Jaskierowicz-Arman, a quel tempo non c'era ancora la traduzione italiana, ho subito capito che si trattava di un testo concepito con grande competenza, ma soprattutto pensato e scritto con un metodo che abbia sia l'aspetto e lo sviluppo tecnico e artistico dello studente di canto e quello spirituale. Il canto, quando è portato al massimo della sua espressione, è infatti la vera combinazione tra il corpo umano e l'interiorità delle parti più sottili e profonde che esistono nell'animo umano. La chiave di lettura del testo di Miriam Arman è la comprensione, quindi, di come si possa acquisire questo sottile equilibrio passando attraverso l'aspetto tecnico che si concentrizza nel cercare di scoprire gli spazi nei quali la voce si espande e trova il massimo della libertà, lontana dalle constrizioni della gola e del collo e dalle constrizioni dei muscoli delle faringe e delle laringe. Questo spazio è denominato dall'autrice come giro del suono, utilizzando quindi un termine che riporta alla tradizione del bel canto e quindi la vera scuola italiana che ha visto nei più grandi interpreti della storia del melodramma la massima espressione. Senza mai dimenticare che lo studio del canto è frutto di una ricerca continua, di pratica, di disciplina e di maturazione, che deve essere sempre fatto con la guida attenta di un insegnante preparato, posso affermare senza ombra di dubbio che il libro di Miriam Jaskierowicz Arman è scritto con grande competenza e onestà professionale, e in esso si riconosce il percorso chiaro anche della vera ispirazione e soprattutto di una passione come quella dello studio e dell'approfondimento del mistero della voce che dà senso a tutta una esistenza. Fabio Armiliato. E tutto questo è il discorso mio, perché la voce e la tecnica vocale
non è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve pensare. Come si deve pensare quando tu hai il pianoforte e inizi a suonare, senza la tecnica e senza ore e ore e ore di studio, tu non ti vai a mettere di fronte al pubblico. Ma quanti cantanti cantano senza questa disciplina, senza questa preparazione, e alla fine, in pochi anni, perdono la voce, fanno delle operazioni nelle corde vocali, fanno entrare il Botox, fanno mangiare le pillole, hanno reflux. Allora, tantissime cose perché la voce non va più. A questo punto devo dire una cosa molto importante. Ed è una cosa che a me personalmente dà un fastidio grandissimo, che io non ho mai capito. E ancora non capisco, non ho capito nel passato e non capisco oggi. Quando una grande cantante, come per esempio la Calas, okay, con una voce veramente straordinaria, con una musicalità strepitosa, con una carriera bellissima, tutte le belle cose che puoi dire bene, ma alla fine ha perso la voce. Parliamoci chiaro, ha perso la voce. Il perché è un discorso molto lungo, è un discorso 100% di tecnica, ma ci sono altre cose che entrano. Ma la tecnica, quando mettiamo via le altre cose, la tecnica è quella che un insegnante deve sapere. Vuol dire, quando un cantante ha davvero dei problemi, allora è un discorso di quello che sta facendo con lo strumento. E allora si deve riprendere lo studio, ma se tu non lavori con una persona che fin dall'inizio ti mette nel posto giusto, ancora alla fine, quando hai veramente dei problemi, non sa che cosa fare con questi problemi, ovvio. E allora, in questo momento, hai bisogno qualcuno, hai bisogno una forza mentale, non fisica, ma una forza mentale, una disciplina molto, molto, molto forte che alla fine ti porta a un insegnante che sa, e ricostruire la voce nel posto giusto, una linea fluida, una altura, una altezza, senza forzare la voce, senza stringere la gola, senza stringere i muscoli. Push. Veramente portare fuori la voce, quello vuol dire abbandonare lo strumento nella gola. Allora abbiamo tanti, tanti, tanti esempi dei cantanti che hanno iniziato a cantare soprano, dopo sono andati a mezzo soprano e dopo andati ancora più giù, fino al momento che la voce balla, balla, balla e loro sono insegnanti. Allora che cosa vuol dire quello? La tecnica che loro hanno usato per diventare
e per perdere. Allora, loro insegnano ai cantanti giovani. Siamo a questo punto. Quello vuol dire che la possibilità del cantante giovane oggi è solo quello che il cantante che è fallito o che non fa più la carriera, lo insegna. E con questo lui entra nella vita. Io ho visto e vedo, e quello è il percorso del mio lavoro da più di 35 anni, che persone vengono a me quando sono già stati da tutti. E allora, alla fine, quando hanno visto che non c'è la possibilità di ristabilire la voce dove deve essere, allora vengono a me e si sottomettono sotto la mia cura e noi ricostruiamo la voce, la mettiamo dove doveva stare fin dall'inizio, ok? E loro sentono una voce dopo che avranno cantati 15-20 anni, di una voce che non hanno mai sentito fin dall'inizio. Questo vuol dire che quello che hanno imparato con la voce del dono, il dono naturale, il dono perfetto, hanno perso nel proseguimento della carriera, dell'insegnamento, di cantare delle cose che non sono giuste per la voce, repertorio che non deve essere cantato a una certa età. Ci sono tante, tante cose che si può dire su questo argomento e io lo dico tutto nel libro e noi lo diciamo chiaro durante le nostre show, che è molto molto importante. E allora a questo punto loro sentono la voce che non avevano sentito da 20 anni, la voce quando erano giovani e hanno iniziato gli studi, voce chiara, voce bella, senza tutto questo che è la forza. Io voglio che voi sapete e voi capite che questa voce che io parlo, di cui io parlo, è una semplicità. Ma nella semplicità è molto complesso, perché la semplicità noi come esseri umani non accettiamo. E tutti dicono che è tanto, tanto difficile di portare fuori una voce. E io non sto parlando solo ai cantanti lirici, io sto parlando voce. Quello vuol dire pop, jazz, R&B, non importa, ma la voce per me è il discorso. E allora, le cose che parliamo sono cose di far una voce diventare tutto il potenziale. Il potenziale di un cantante o di uno strumento non è un potenziale dell'altro. E un insegnante deve sapere esattamente come guidare questa voce naturale. Guidare, non fare questa voce, non imporre su questa voce la mia tecnica, non importa. La voce di ogni cantante
È un dono, è individuale e deve essere trattato con le maniche lunghe. E allora, con una gentilezza, ma con un sapere, è un ascoltare interiore totale, che non esiste più la tua voce come insegnante. Io come un insegnante non ho una voce, in assoluto non canto con i miei allievi, non canto perché ho fatto due operazioni nella gola, quello che voi sentite è una ricostruzione mia 40 anni fa, okay? Quando avevo perso completamente l'uso della mia voce. Allora, quello è un altro soggetto che voi potete leggere, però come è arrivato tutto questo percorso. Ci sono adesso cinque libri, l'ultimo libro è un libro molto molto interessante, ma per voi penso che la edizione italiana è più importante di tutto. Allora, quello che dico è così: un cantante non è un insegnante, perché il cantante ha la sua voce interiore che fa quello nel suo proprio cervello, e con l'informazione della sua voce guida la voce del allievo. Io non ho una voce, io non canto. Per me la voce del cantante è la cosa più importante del mondo, e guidare questa voce è per me la passione della mia vita. Non è che io voglio fare cantanti che hanno uno suono come me, perché io non ho un suono, ma io voglio delle linee, io voglio tutti i suoni in una linea, un'aria e un fiato che non finisce mai, che il discorso prendere l'aria come cantanti lo prendono attraverso la bocca. E io sento questo quando ascolto le registrazioni degli ultimi 20 anni, 25 anni, ascoltate le voci di 40, 50 anni fa, non si sentiva un respiro, si sentiva delle linee, si sentiva dei suoni alti e belli, si sentiva vibrazioni che venivano di un posto talmente alto che noi oggi non lo abbiamo più. Io vi invito con tutto il cuore di seguire il nostro lavoro ogni settimana. Dovete ascoltare, scrivere a me, dovete, io chiedo, io vorrei che voi mi scrivete, chiedete, comprate il libro, leggete, parlatemi. Voglio venire in Italia quest'anno a fare una grande masterclass, mi aiutate a farlo e io vengo. Vi auguro un buonissimo anno, un anno di grande felicità, di grande voce, di grandi successi, di bellezza dell'anima. Ci vediamo prestissimo nella prossima settimana. Io penso che saremo dei grandi, grandi amici. È quello che vuole il mio cuore. È quello che vorrei io per voi. Ciao cari amici d'Italia, vi amo e stimo tanto.